siamo contro la privatizzazione della sanità, qui abbiamo tutti i comitati di lotta e noi dobbiamo unirci in una rete, noi semplici cittadine, e comprimere i sindacati, la municipalità, la partitica a prendere posizione netta e chiara contro la privatizzazione della sanità. La chiusura del reparto, un altro reparto a San Gennaro, vuol dire la morte proprio del sistema sanitario. Perché dal San Gennaro? Perché il San Gennaro è l'iceberg di un sistema che ormai ha messo in ginocchio completamente l'assistenza, soprattutto alle fasce sociali più deboli. Siamo arrivati fino al Duomo perché? Perché non è più un problema soltanto del quartiere. Relegarci ad una manifestazione in cui creavamo problemi al quartiere non raggiungevamo il risultato. Noi dobbiamo far sentire la cittadinanza che questo sistema, questo piano sanitario nazionale e regionale ovviamente sta avendo delle ripercussioni non gravi, gravissime. Non ci sono pronto soccorsi, non ci sono più poliambulatori, uffici ticket che permettono delle file enormi. A tutto questo noi abbiamo il dovere di dire basta. All'epoca ci sono delle situazioni gravi di sanità per riparare i danni che avevano causato tanti anni politici della sanità e dovevano risanare le casse della regione. Oggi come oggi non è più così, perché stanno chiudendo un reparto che è all'avanguardia di tutti i reparti, un NID che è il migliore di tutta la regione Campania. Avrebbe dovuto chiudere il 29 agosto del 2015, mentre invece si sta procedendo alla chiusura del reparto di ostetricia e la dismissione di altri reparti, urologia e neurologia, 13 mesi prima che ciò debba finire. E quindi questo è un'offesa alla cittadinanza, alla sensibilità della dirigenza medica, degli infermieri, degli utenti, degli operatori della sanità intesa come densità demografica, come abitante. Per cui quando si dovrà andare a partorire, bisognerà andare a partorire in uno dei presidi che stanno al lato opposto della città. Ci tagliate la sanità, ci tagliate l'istruzione, ci tagliate la giustizia, che cosa ci restano i cittadini?